Vorrei parlare di alcuni progetti che stiamo seguendo noi come SIAN, insieme anche appunto alle dietiste, che sono HBSC, ovvero Health Behavior in School-Aged Children, e lo studio GIZ, che invece è il Global Youth Tobacco Survey. In pratica si tratta di due studi che sono di tipo multicentrico e internazionale, che sono svolti in collaborazione con l'OMS e promossi anche dal Ministero della Salute, che nascono HBSC nel 2002, mentre GIZ nel 2009, e che prevedono una raccolta di dati proprio all'interno delle scuole tramite dei questionari, all'incirca ogni 4 anni, dove si va ad indagare tutta quella la sfera di comportamenti collegati alla salute in ragazzi appunto in età scolare. La fascia di età coinvolta riguarda quella dagli 11 ai 17 anni, in particolare per GIZ, che riguarda solo comportamenti legati al fumo di sigaretta, va a coinvolgere la fascia di età tra i 13 e i 15 anni. A livello nazionale vengono coinvolte circa 2.000 scuole, si tratta di scuole secondarie di primo e di secondo grado, e a Ferrara abbiamo coinvolto 9 scuole. Lo scopo è proprio quello di andare ad approfondire e anche ad accrescere tutta quella che è la conoscenza dei fattori che influenzano proprio la salute e il benessere degli adolescenti, che comunque si tratta di una fascia di età un po' delicata. Questo per poter quindi diciamo ampliare tutte quelle che sono le politiche di prevenzione e promozione alla salute rivolte a questa fascia di età, e anche per poter realizzare magari delle iniziative utili ed efficaci che possano migliorare comunque anche le condizioni di vita e di salute degli studenti. Da quest'anno, tra i vari temi che si vanno ad indagare, che sono sempre legati ovviamente all'attività fisica, all'alimentazione sana, a fenomeni di violenza, per esempio, sì, ci sono domande riguardanti bullismo, cyberbullismo. Da quest'anno c'è anche una parte dedicata al Covid e al contesto scolastico. I questionari, inoltre, non sono cartacei come gli anni scorsi, ma quest'anno la novità è che viene tutto eseguito in modalità online. E abbiamo l'aiuto delle dietiste del SIAN che ci affiancano nella raccolta appunto dei dati, e abbiamo già provveduto a contattare le scuole coinvolte, e proprio domani abbiamo l'incontro con i dirigenti scolastici e con i professori implicati appunto e coinvolti nello studio.